Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Thierry Bissol, sono il direttore del Centro Libre Expression della Libex, della Fondazione di Vanio, e ho il piacere oggi di presentarvi Marco De Angelis, che è andato oltre la scoperta del futuro perché è andato dopo la fine del mondo. E ha fatto un bellissimo libro che si chiama Cronache del mondo prima della risoluzione e reperti satirici sulla fine dell'umanità. Ma lui è un ottimista, quindi non avete paura, riuscirà a farvi forse un po' ridere della nostra morte, disparizione, eccetera, eccetera. E per parlare con lui abbiamo Fulvio Colucci, che è il responsabile cultura della Gazzetta del Mezzogiorno. E quindi vi lascio parlare tutti e due. Sì. Beh, infatti. Buongiorno a tutti. E la cosa che mi ha più colpito del libro di De Angelis è questo unire il passato e il presente attraverso un filo molto importante, che sembra, come dire, quasi secondario, ma non lo è. La sua idea è, e lo diceva Thierry Bissol prima, quella di far scoprire a un mondo futuro di robot, di alieni, non so, di intelligenze artificiali, quel che è stata la satira, nel bene e nel male, Marco, sì, di noi poveri mortali che, insomma, ancora affolliamo questo pianeta, ecco. È una specie di archeologia del futuro, questo. Sì, infatti, questo hai visto libro. Bene. È una specie questo di archeologia del futuro. E in questo paradosso c'è tutta la potenza e la forza del libro di Marco. Perché? Perché, come ha scritto anche Thierry nell'introduzione, le vignette di Marco sono un precipitato di immagini, di forza delle immagini. La parola cede il passo all'immagine. E in questo senso il carattere evocativo diventa ancora più forte, e ancora più forte l'impatto critico. E quindi in questo senso il tuo lavoro rappresenta davvero un unicum, e in particolare poi è rilevante perché è un punto d'arrivo, perché hai sentito, insomma, un po' il bisogno di una summa. Di una sintesi del tuo lavoro, del tuo percorso professionale, un percorso giornalistico, lo dicevamo, che ti ha anche dato moltissime soddisfazioni come riconoscimenti, chiaramente. Ora mi fermo qui con gli elogi, però comincio a no, ma più che altro perché sono sufficienti. Voglio cercare di arrivare al dunque, quindi di fare domande, che è il mio mestiere, appunto. La prima è questa: questa idea del reperto è legata al fatto che oggi sul mio giornale La Gazzetta, non voglio fare ovviamente troppa pubblicità, ma in una intervista hai detto che la satira su internet, quindi in questo stadio finale in cui ci troviamo, prima della risoluzione, è una satira di pessima qualità? Ma guarda, devo dire che sia un percorso, questo sicuramente, no? Un po', diciamo, non un percorso professionale, ma è un po' tirare le somme, come hai giustamente detto, di quello che si è fatto in tanti anni. Anche perché poi effettivamente è un momento in cui la satira, soprattutto in Italia, sta attraversando un periodo di grandi crisi, perché non ci sono più giornali, diciamo l'unico giornale è un giornale online, Boudoir, del quale sono caporedattore, che va avanti a fatica, perché lo facciamo in tre con Dino Loi e Alessandro Prevosto, ma più per passione che per altro, è il giornale al quale partecipano poi disegnatori di tutto il mondo, ma è un giornale gratis che si fa proprio per parlare di satira, di umorismo, ma giornali satirici in vendita nelle edicole non ci sono più, ci sono sempre meno disegnatori satirici sui quotidiani e sulle riviste, questo perché la crisi della stampa generalizzata, il calo delle vendite
gli stati di crisi e il taglio delle collaborazioni ha fatto sì che i compensi calassero vertiginosamente, i disegnatori più bravi non trovassero più motivazioni né spazi per pubblicare, quindi la satira poi alla fine è sopravvissuta soprattutto sul web dove però prolificano anche disegnatori e satirici dell'ultima ora, senza formazione, senza preparazione. Io ho sempre detto che la satira politica è una forma di giornalismo disegnato, che possa essere con la battuta, che possa essere senza, ma è giornalismo disegnato, quindi richiede una forte preparazione sugli argomenti, una visione trasversale che serve per trovare le idee. Io personalmente mi tengo informato proprio per passione mia sugli avvenimenti di attualità, ma anche sui costumi, le tradizioni, sull'arte, sulla cultura, la scienza, perché mi possono servire per poi trovare gli spunti per quelle metafore, quelle visioni, però, quei messaggi surreali. C'è un convitato di pietra in questo discorso, che è il potere. È il potere quello, perché, c'è, sicuramente. Perché in Francia, per dire, no, Charlie Hebdo ha resistito a tutte le tempeste, anche quelle tragiche, ed è lì, e non è l'unico. Sì, dire. Qui da noi, che c'era una tradizione satirica, non lo so, pensiamo all'omnibus di Longanesi, per dirne una, no? Sì. Alla fine non vorrei che la satira fosse stata accompagnata gentilmente alla porta dal potere, insomma. Ma è stata soprattutto una questione, una visione economica, diciamo. Nessuno, quindi tu punti più su questo, ma non su una combinazione. Diciamo che il potere non ha aiutato, anche se quando ero un giovane vignettista... mi ricordo quando facevo la vignetta tutti i giorni sul Popolo, poi sul Messaggero, eccetera, c'erano i politici che chiedevano la vignetta nella quale erano rappresentati, tant'è vero che c'era venuto anche un po' il dubbio a me e ad altri disegnatori, ma se abbiamo fatto questa vignetta cattivissima e poi il tale politico me la chiede per il suo studio, l'originale, ho detto ma forse ho sbagliato qualche cosa o è un modo per annichilirmi. Questo è il fatto, però in realtà la politica non ci ha mai remato poi contro, non ci ha fatto mai la guerra. Noi in Italia tutto sommato siamo molto fortunati rispetto a tanti altri paesi, non abbiamo problemi di censura forti, sì ci sono polemiche, qualcuno minaccia querele, qualcuno va un po' avanti, però possiamo ritenerci realmente fortunati. Purtroppo il problema sta un po' a monte, l'incapacità di portare, di far sopravvivere e più di tanto i giornali umoristici. I giornali non vogliono poi più la vignetta, perché se devono fare dei tagli o delle illustrazioni umoristiche preferiscono tagliare il disegnatore e magari prendere delle immagini a 25 euro da un'agenzia online. E poi la vignetta, comunque, diciamolo, crea sempre un po' delle grane, insomma, no? Per cui è meglio di no. All'estero è diverso, hanno una mentalità diversa. Soprattutto in Francia, dove anche c'è una grandissima tradizione, ma vediamo come anche in Francia lo stesso fumetto, la bande dessinée, vive in un'aura diversa dall'Italia, insomma, vediamo, ma anche in Belgio, no? Vediamo a Bruxelles addirittura. Eppure noi, insomma, avevamo, io penso all'Asino, nei primi del Novecento. Ma infatti l'Asino, ma se pensiamo al Bertoldo, se pensiamo sì, il Travaso, Marco Aurelio, insomma. Cioè. Abbiamo avuto una satira di sinistra, una satira di destra, pensiamo per esempio alle vignette sul Borghese. E tutto questo... Sì, certo, sì, ma infatti tantissimi disegnatori che poi adesso... Coincide con una crisi di idee del paese, sì, non so se conviene su sicuramente, questo. Sicuramente, di gusto anche, insomma, disegnatori bravissimi dei quali si è quasi persa la memoria. Infatti su Boudoir spesso facciamo delle belle retrospettive su vari autori proprio per ricordarli, spesso pubblichiamo i loro disegni. E proprio io proprio per questo, poi tra l'altro io poi faccio una satira anche, se vogliamo, un po' più difficile, che non va sulla battuta mordi e fuggi. Adesso poi vedremo. Sì, scorrono intanto dei disegni però... che sono tratti dal libro. Certo. E sono tutte vignette, io l'ho fatte quasi tutte senza parole, diciamo gran parte
della mia prima produzione, sono tutti disegni in bianco e nero, perché una volta sui quotidiani si facevano soltanto in bianco e nero, e poi ho sempre lavorato sulle vignette senza parole, perché mi è subito, sin dagli esordi, 50 anni fa ormai, le prime pubblicazioni, ho puntato sulla vignetta muta, ricorrendo alla battuta soltanto quando proprio mi veniva estremamente fulminante e micidiale, ho detto, beh, questa merita di essere scritta. E questo mi ha portato poi ad un sempre maggiore esercizio nel trovare la metafora, il paradosso, il messaggio surreale, e rendendole così anche più internazionali, il che mi ha permesso poi appunto di poter diffondere. Soprattutto quello che dicevamo prima, la forza delle immagini, se parliamo di riscaldamento globale, passate prima, o di inquinamento. Di inquinamento, vediamo questa... Tra l'altro io non so se quella sull'inquinamento è precedente alla famosa regola europea sui tappi. Perché no, è precedente però comunque... sui tappi, quindi. Beh, ma non io in particolare, ma la satira di solito è preveggente. Assolutamente. Sì. E io mi sono scoperto preveggente, per esempio c'è quella vignetta in cui c'è l'uomo che si scambia il cervello con i robot, sì, dell'intelligenza artificiale, e quella dell'85 che fu pubblicata nel Selezione del Reader Digest. Allora, eccola qui, è l'intelligenza artificiale. E nell'85 quello, diciamo, mi ha aiutato il fatto di essere un appassionato di fantascienza, per cui la fantascienza guarda ovviamente tragicamente al futuro. Ma è quello che dicevamo, cioè questo libro unisce sul filo archeologico la memoria, ma guarda al futuro. Ce n'è un'altra precedente che credo sia sulla... Ecco, no, quella successiva, grazie. Ah, questa qui. Ecco, questa mi ha ricordato Einstein. Non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma sicuramente la quarta con la clava. E quindi, lì stiamo, insomma. Ci stiamo, è straordinaria questa. I graffiti sono poi quello che è successo, ecco, la memoria del passato. Perché parlare di questi reperti satirici? Perché poi Thierry ha detto che sei un inguaribile ottimista, ma in realtà... Con attacchi di pessimismo. Con attacchi di pessimismo, mi attacco di pessimismo di questo. Visti, ogni tanto mi prende questo pessimismo, eccetera, poi mi guardo allo specchio, no, devo essere ottimista a tutti i costi. Perché hai costruito questo percorso? Perché c'era qualcosa di biografico, visto che conteneva un po' tutta la tua... perché appunto c'è questa idea... Ma io ho fatto vari libri, ma a tema, diciamo, però sentivo l'esigenza di raccogliere in una sorta di antologia una selezione della mia produzione degli ultimi 30-35 anni, di quelli pubblicati negli ultimi 30-35 anni, sono tutti a colori, pubblicati in Italia, all'estero, sul web e così via, alcuni premiati. E però erano migliaia, ho detto come faccio? Ho detto, allora, guardandoli, poi alla fine mi sono reso conto che erano tutti uniti da un filo conduttore, che era la nostra storia recente, tragica storia recente, che poi non cambiava mai, tra l'altro, perché io mi sono accorto che questi appunto sono disegni pubblicati negli ultimi 30-35 anni, ma ce ne sono alcuni che sono stati creati, ce n'è uno addirittura nel 78, che io poi ho riutilizzato più volte, ed è incredibile, perché ciò dimostra che in effetti dei fatti, a livello ambientale, a livello sociale, poi non cambiano mai, il che è molto comodo dal punto di vista satirico, perché possiamo rispolverare vecchi disegni, certo, infatti, dal nostro archivio, ma è tragico nella visione del mondo. E allora ho diviso in 10 capitoli dedicati appunto all'ambiente, alla guerra, al rapporto uomo-donna, società, il Medio Oriente, dove pure la situazione, ecco, non questa cambia. Questa è attualissima. E questa è stata fatta questa ha vinto la Palma d'Oro a Bordighera nel 97, e questa era stata fatta proprio durante la guerra in Jugoslavia, che andava avanti, eccetera. E che si parlava sempre degli aiuti dell'ONU, della NATO, dei vari paesi, infatti, europei, eccetera. C'è un simbolo riconoscibilissimo. Sì, infatti. E allora io ho avuto questa visione tragica del povero bambino, insomma, invalido, che gli arrivano gli aiuti, ma insomma lo stesso soldato che li porta è schiacciato dalla burocrazia. E questa è una vignetta della fine degli anni 80. Capito? Per cui non cambia mai. Nulla di nuovo sotto il sole, ma direi anche peggio. E allora ho detto va bene, allora faccio questa selezione, riunisco, per cui poi sono
192, 194 disegni e sono la minima parte di quelli che ho fatto, però infatti è stato abbastanza doloroso fare la selezione, se no il libro sarebbe dovuto venire un volumone gigantesco. E poi ho detto va bene, ma non posso fare un semplice catalogo. E mi è venuto in mente, ho detto ma in fondo potrei, appunto, dato che poi raccontano la storia del mondo, posso immaginare che ormai l'umanità sia, perché va in realtà il nostro mondo verso il disfacimento, vada verso l'estinzione, e diciamo ho inventato come se un poema che racconta la storia del mondo degli ultimi decenni fosse ritrovato tra migliaia di anni da dei ricercatori e raccolto da dei monaci robotici su Encelado, la sesta luna di Saturno. Però il rischio che la satira perda ancora di consistenza, un po' come i ghiacciai, e alla fine ci restino solo i reperti, c'è. Ma questo sì, questo sì, insomma, diciamo che la satira ha sempre carburante, indubbiamente, perché i fatti si susseguono sempre con la stessa tragicità e effettivamente diventa quasi difficile stargli dietro, commentare, ed è quasi un peccato proprio appunto che non abbia spazio sulla carta stampata, soprattutto perché uno avrebbe voglia di commentare ma non sai dove pubblicare disegni, no? Io pubblico molto all'estero tramite le agenzie soprattutto. E la satira però va avanti, essa stessa verso un po' verso l'estinzione. Se pensiamo, noi adesso parliamo anche di intelligenza artificiale, no? L'illustrazione satirica, se l'illustrazione viene quasi mortalmente minacciata da l'intelligenza artificiale, l'illustrazione satirica, l'umorismo chiaramente ancora riesce a difendersi, perché l'umorismo è insito dell'uomo, della mente umana, del cuore, è molto difficile che dando degli input a una macchina si riesca, no, anche se gli dai delle indicazioni, riesce ad avere una buona battuta, un umorista come... Però è comunque, insomma, il nostro modo di fare arte, di fare giornalismo disegnato è sempre più faticoso, questo è inevitabile. Poi in tanti paesi, non parliamo poi in tanti paesi ovviamente del Medio Oriente, c'è la censura, tra l'altro hai dedicato e dove rischiano la vita molti disegnatori, dove sono incarcerati, per cui Turchia, Iran, Siria, certo. E così via. Questa vignetta è particolarmente interessante perché mostra un doppio incubo, quello dei migranti e quello del mondo occidentale che insomma ha paura di questa invasione. Questa ha vinto il primo premio a Istanbul, all'Aiden Dong, anche una mostra internazionale molto importante, un po' l'Oscar del cartoon, nel 2016. Significativo che sia stata premiata a Istanbul. Ma infatti, però è una mostra internazionale con una giuria anche internazionale molto motivata. Premio internazionale che tra l'altro adesso comincia ad avere i suoi problemi economici e restrizioni grazie ad Erdogan, capito? Per quando cui dicevo prima fine, del potere, insomma. Per cui. Ed effettivamente io in quel momento pensavo, avevo il pensiero fisso al problema dei migranti e all'inettitudine dell'Europa, che era un po' incapacità, un po' ignavia, un po'... Paura, capito? E mi è nato così, pensando appunto di questa barca sulle coperte di questo letto, insomma, con quelli che dormono, e quello che guarda un brutto sogno. Hai mostrato particolare sensibilità ai temi ambientali, che di solito satirica relegava, siccome l'hai fatto anzitempo. Questa è una curiosità che io ho. Cosa ti ha... Ma io ho sempre avuto una particolare attenzione per l'ambiente e mi ha sempre interessato la salvaguardia dell'ambiente che ci circonda e del nostro pianeta. Poi vedendo anche lì l'incapacità dei governi, dei politici di interessarsi a delle reali soluzioni, anche perché poi c'è sempre lì la politica, l'economia, appunto, certo, che mette i bastoni tra le ruote. Ho sempre realizzato disegni
su questo tema, insomma, è uno di quelli, diciamo, che mi sono più cari e nei quali mi vengono le idee, diciamo, più facilmente, almeno più in modo più spontaneo. Certo, certo. Non so, Thierry, volevi aggiungere qualcosa? Questa chiacchierata ha sollevato qualche spunto di riflessione. Posso dire una cosa? Che Thierry, tra l'altro, ha scritto l'introduzione al mio libro. No, quello che è molto interessante, io sono un pessimista, tu sei un ottimista con crisi ogni tanto di pessimismo, ma il tuo libro riprende 40 anni di vignette satiriche, non ce n'è una che non sia di attualità. Quindi mi faccio più domande. Il lavoro del vignettista è di essere arrabbiato, no? Arrabbiato contro tutte le cose che capitano, che sono terribili, che sono sempre le stesse, le guerre, l'inquinamento, la violenza contro le donne, patati patala. Non è più necessario di fare vignette, basta riprendere quello che sono già state pubblicate, no? Ma devo dire, è vero, spesso quando mi si chiede, dice, senti, non avresti una vignetta sul tale argomento di attualità, eccetera? Dice, anche d'archivio, se ce l'hai. Io vado a pescare nell'archivio e se non è un disegno che ho iper sfruttato, comunque lo trovo. Però in effetti è inquietante, perché i fatti di attualità poi alla fine sono sempre gli stessi, la politica è sempre la stessa, tragicamente la stessa. Ma anche quando negli anni 90 facevo le vignette tutti i giorni, quando d'emergenza uno non aveva tempo, e spesso ti accorgevi che delle vignette che avevi fatto 10 anni prima potevi cambiare le facce dei politici. Io non sono un caricaturista, diciamo, utilizzo la caricatura soltanto ai fini della vignetta, se devo rappresentare Trump o la Kamala Harris, per dire, insomma, oppure se nella pagina culturale di un tale giornale devo fare, ne so, il ritratto di Stevenson umoristico, allora lo faccio, però diciamo punto soprattutto sul cartoon. Però effettivamente è così. E questo dimostra, malauguratamente, che il mondo non va migliorando, ma va sicuramente, o comunque segna il passo sempre nella propria tragica storia, o va peggiorando. E allora, appunto, arrivo a una domanda un po' triste anche per me, anche se so che Andrea Arroyo, che qua non sarà d'accordo con me, ma come te, da 40 anni io ho provato di fare l'informazione sull'Unione Europea e ho dedicato molto, come tu hai fatto, queste vignette. Eppure speriamo, quando facciamo questo, che cambierà qualcosa, che la gente prenderà coscienza, che imparerà qualcosa. Ora vedo che non è cambiato niente, cioè la gente non sa niente sull'Unione Europea, i giornalisti generalmente non sanno neanche loro, quindi ne parlano male, non sanno che cosa dire. E la stessa cosa per le vignette, tu provi di dare una spinta di riflessione a quello che vede le tue vignette e non cambia niente, siamo sempre su tutti i problemi. Allora, siamo ancora utili o dobbiamo ritirarsi nel nostro giardino e fare come diceva Voltaire, coltivare le nostre piante? Ma guarda, ma mi pongo spesso questo interrogativo anche io, perché quando dico devo fare assolutamente la vignetta su questo argomento, intimamente penso, mando questo messaggio satirico, no? Chi lo riceverà questo messaggio satirico? Lo capiranno? Adesso non per la mia abilità o meno di far ridere facendo pensare, no? Ma è proprio che c'è una tale disinformazione, una tale appiattimento a livello proprio di ragionamento mentale, che effettivamente tutti questi disegni che noi facciamo, che magari possono fare anche ridere e pensare sul momento, poi si disperdono come lacrime nella pioggia, come direbbe l'androide di Blade Runner. È questo. E però io mi ostino a continuare a disegnare perché mi piace, mi diverte. Ecco, ma l'idea di un avvicinamento delle giovani generazioni
che pure potrebbe esserci verso il disegno satirico. È una ipotesi non praticabile perché le giovani generazioni appunto poi agiscono attraverso i social, i meme che hanno sostituito la satira praticamente. Sì, ma diciamo che giovani generazioni... Sei pessimista su questo? Sì, perché le giovani generazioni, anche se ci sono degli sprazzi di attenzione nei riguardi della satira, del disegno umoristico, in realtà sono orientate, scusate, soprattutto sul fumetto, adesso sulla graphic novel, sui manga, eccetera, per cui è un altro tipo di linguaggio. Poi, per carità, ci sono anche delle graphic novel, del graphic journalism, no? Che viene fatto, certo, da bravissimi autori stranieri soprattutto, e però è un altro modo di ragionare, di pensare. L'idea dell'immagine unica che ti fa ragionare sul disegno, sulla metafora grafica che tu sei riuscito a creare, il più originale possibile magari, quello è sempre più difficile farlo arrivare ai ragazzi che stanno perdendo un certo senso dell'umorismo, col quale invece siamo cresciuti noi della nostra generazione. Questo certamente. E si stanno approcciando invece a un tipo diverso di battute. Anche perché poi il vignettista è un po' un cavaliere solitario, pensare a una scuola no, è difficile, ma infatti, no? Infatti. Beh, e quindi questo limita. No, no, no. Diciamo che io mi sono mosso sempre tra illustrazione, vignetta, poi illustrazione per ragazzi, eccetera, e perché mi è sempre piaciuto comunque dialogare, interagire con i lettori. E a me piace per esempio anche moltissimo, mi diverte forse più della satira fare l'illustrazione per i ragazzi, per i bambini, no? Perché anche se è una grossa responsabilità, mi piace raccontare con i disegni, che sia per un libro di narrativa o che sia per un libro di didattica, no? Mi è capitato di illustrare... Poi c'è un legame tra satira e disegno, sì, per i bambini, ed è nell'ingenuità, nel senso anche etimologico, cioè nell'essere liberi. No, cioè... Poi ci tengo a dire che io sono un ostinato, continuo ostinatamente ad usare la tecnica manuale, per cui pennino intinto nell'inchiostro, pennarelli artistici, acquerelli, carta ruvida o liscia, perché mi piace proprio l'uso dei materiali. Non saranno contenti nelle redazioni perché... Beh, ma io poi scansiono bene, sono bravo. Del tempo. Ho bisogno del tempo. Beh, certo, se lavorassi subito sull'iPad mandassi, sarebbe meglio anche per me forse. Però mi piace l'originale. Però si perde la poesia. E si perde la poesia, capito? Beh, diciamo che poi anche chi lavora molto in digitale chiaramente deve trovare un proprio stile, no? Che lo identifichi, che lo personalizzi, altrimenti poi finiscono per colorare tutti allo stesso modo. Io ho usato il digitale soltanto per alcune illustrazioni perché me le avevano chieste in digitale, oppure per illustrare un'app per iPad che è andata appunto in rete, insomma. Io vorrei tornare sulla tua carica profetica, anzi su la visione e la visionarietà che ha, perché c'è una vignetta, la famosa 16, no? La 16? Sì. Ah. Ecco, eccola lì. Quella precedente? Questa è la copertina del libro. Eccola qui. Questa. Il mondo occidentale con le mele, o meglio con la mela, ha un conto in sospeso. Da Adamo ed Eva in giù, credo riconosciate un po' i personaggi. Ma questo è un disegno che mi ha sempre meravigliato, perché io l'ho pensato la prima volta per una mostra fine anni 90, poi l'ho rielaborato a colori, aumentando un po', insomma cambiando un po' l'impostazione, 20 anni fa, per un'altra mostra sulla mela, è stato utilizzato per il catalogo. Poi nel 2019, poi stavo pubblicato alcune volte, nel 2019 prende un premio in Romania, premio Mela d'Oro, si chiamava, guarda caso, però comunque mi hanno dato premio, e io l'ho pubblicato su Facebook. Da lì si è scatenato un processo virale sul web, per cui adesso, dal 2019 ad oggi, ormai sono centinaia di migliaia di condivisioni in tutto il mondo, con dibattiti interminabili,
mi ha fruttato anche dei contratti con editori stranieri, eccetera, e persino un contratto per l'utilizzo per un manifesto, questo lo dico perché è divertente, per una ditta produttrice di miele dell'isola di Madeleine nel Golfo del Quebec. Quando mai in altri tempi, senza internet, sarei riuscito mai a interagire? Certo. Poi durante il lockdown mi ha scritto un esimio professore di Harvard dicendo: caro De Angelis, io ho visto questa vignetta, eccetera, l'ho utilizzata per fare un quiz tra tutti i nostri amici e professori. Questo è l'aspetto inquietante che mi avevi anticipato. I nostri amici e professori, perché io lo trovo divertente. E abbiamo qui, abbiamo stilato 12 domande per te, per sapere, per lei anzi, per sapere quali sono le motivazioni che hanno spinto, io mi sono trovato a interagire con questi professori esimi. No, l'aspetto inquietante è che mi hai detto che in America... In America moltissimi non sanno che sono i personaggi, perché non hanno una formazione classica come noi, per cui quando vai a parlare di per esempio, i due qui vestiti da greci, chi sono? Allora uno dovrebbe sapere un po' qualche cosa di mitologia greca. Certo. Allora io ho scelto la mela perché è i personaggi che devono il loro destino alla mela, in un modo o nell'altro. Avrei potuto mettere anche i Beatles, che sono eccetera. Però il carattere straordinario di questa vignetta è che c'è la storia del mondo. Che c'è la storia del mondo, perciò la Medeva. Molto bella. Infatti, poi ovviamente la Newton, la Biancaneve con la strega. Guglielmo Tell. Guglielmo Tell, che molti scambiano per Robin Hood. Ah, ecco, così bene, sì, infatti. Sì. C'entra Robin Hood, eccetera. È possibile. Sì, sì. E molti mi dicono questo è Bill Gates, perché chiaramente Steve Jobs la mela ce l'ha, ma lui se la vorrebbe mangiare, anzi forse è anche un po' contrariato che gli offrano la mela. E molti mi dicono hai sbagliato perché hai messo sul web, hai sbagliato perché hai messo Bill Gates al posto di Steve Jobs, ma è una scelta, perché ho sbagliato, è fatta ad hoc. E molti non riconoscono, per esempio, il fatto di Paride ed Elena e la leggenda della mela d'oro, certo, eccetera. Poi potrebbe anche essere Afrodite, se qualcuno vuole. E poi Isaac Newton. E Newton, al quale pochi pensano. Mi ha meravigliato. Ci sono dei dibattiti interminabili sul web con gente che si scontra, che altri che fanno discorsi religiosi sulla Bibbia, la mela, insomma è una cosa, ne è emerso un mondo incredibile di anche di ignoranza poi. No, questo è un aspetto interessante, infatti volevo anche sentire su questo, cioè occorre una preparazione non indifferente che aiuta nella divulgazione, quindi anche a questo serve il vignettista, ecco perché ancor più è ostacolato il suo percorso. Infatti. Perché oggi come oggi la conoscenza è un affare che si tende a centellinare, se non addirittura a ostacolare. Sì, appunto è un grosso problema della buona vignetta satirica, perché la vignetta satirica di qualità, e abbiamo qua un sacco di vignettisti di qualità, appunto, richiede una grande cultura, richiede molto lavoro per sapere, per conoscere le cose, essere in grado di trasmettere un'immagine che abbia un senso, che ci sia un testo o meno. Io preferisco quando sono mute perché è più esplicito, parlando da sole le immagini normalmente. Il problema è che diventa in questo modo, e questa immagine in America dove nessuno riconosce i personaggi, è un problema perché diventa un lavoro di elite, perché il pubblico forse non dispone, e dispone sempre di meno, delle conoscenze necessarie per capire quello che ha voluto dire il vignettista, anche se lui prova di utilizzare dei stereotipi. Ma a questo punto i stereotipi diventano un ostacolo alla comprensione, perché usando i stereotipi che sono necessari per fare capire quello che vuoi dire, crea un problema con tutti i gruppi che si sentono offesi dall'utilizzo del stereotipo. E quindi arriviamo a un sistema estremamente complicato, dove la gente, non particolarmente i giovani, non dispone più della cultura classica o dell'informazione
di qualità su quello che si svolge nel mondo, quindi non è tanto in grado di capire quello che si fa, e ci sono tutti i problemi dei gruppi che si sentono offesi di una maniera o un'altra per motivi politici, infatti, per motivi infatti. Sociali, per motivi di tutto quello che vuoi. E quindi siamo in una situazione estremamente difficile dove non si sa più veramente come trovare una via di uscita che permetterebbe di proseguire questo lavoro di critica democratica. E là volevo fare una domanda a Marco. Tu tratti tutti i problemi del mondo con una grafica molto semplice, molto complicata realmente, ma molto semplice, la linea chiara, come si dice in Belgio o in Francia, e non c'è mai volgarità. Eppure c'è un'ironia estremamente forte. Quindi perché queste scelte e che cosa pensi dell'umorismo tipo Charlie Hebdo, che va molto più con la volgarità, con qualcosa che è veramente un shock, un pugno in faccia? Perché questa scelta? È la tua psicologia, è il tuo modo di essere? No, sei un questo... gatto carino? Che... Beh, a casa mi hanno sempre insegnato di essere educato per prima cosa. Però comunque, no, è stata sempre una mia scelta, perché per quanto sia dell'opinione che la satira debba essere cattiva, severa, debba colpire duramente chi se lo merita, però mi è sempre piaciuto puntare più sulla il ragionamento scaturito dal mio disegno, cioè il ragionamento deve essere cattivo, severo, in base a quello che ho disegnato. Fare direttamente un disegno volgare, per dire, è come poi in fondo scrivere una parolaccia sul bagno pubblico, sul muro del bagno pubblico. In realtà i disegnatori, io mi dispiace, lo dico, non apprezzo quei disegnatori che, se devono parlare di Trump, disegnano uno sterco con le mosche intorno, con la forma della faccia di Trump. Io preferisco mandare quelle, come dire, una parolaccia. No, tu devi fare un disegno d'altro genere. Mi piace, per esempio, invece rappresentare Trump invece con la silhouette, il profilo, quando negava l'immigrazione dal Messico, e mi è piaciuto disegnarlo come con il suo profilo fatto col filo spinato e all'interno rassegnata, chiusa così, una Statua della Libertà. Voglio dire, è una vignetta cattiva, ma non è volgare. È chiaro, forse la vignetta sì, deve dare un po' il pugno allo stomaco, però, ripeto, deve anche far ragionare e con abilità, con grazia. Charlie Hebdo, sì, alcune cose mi piacciono, mi divertono, però non approvo la loro scelta umoristica, è una satira un po' grossier. Diciamo che però scusami, non credi che questa polarizzazione sia stata rafforzata ed esasperata dallo scontro col politicamente corretto? Sì, anche questo. Alla fine poi noi disegnatori ci troviamo un po' schiacciati adesso dal politicamente corretto e anche dalla cancel culture, ovviamente, di contro. Ed effettivamente sta diventando sempre più difficile. Prima si potevano fare vignette contro chiunque. C'è una bellissima vignetta, forse anche questa evocativa, forse fatta prima che la cancel culture, è quella del cervello che viene tirato giù. Quando l'hai disegnata? Il terzo premio all'Ibex qui. Quando l'hai disegnata questa? Eccola. Beh, questa l'ho disegnata recentemente, in effetti, però, quando effettivamente si cominciava a parlare sempre di più. Quando hanno cominciato ad abbattere, per dire... Lo portano all'ammasso, vero? Sì, sì. Questo cervello all'ammasso. Io come appassionato di storia americana, voglio dire, quando hanno cominciato ad abbattere, a chiedere di abbattere, per dire, scusate, forse un po' focalizzo un po' troppo il problema, le statue, per dire, dei generali confederati negli stati della Georgia, sì, eccetera. Beh, anche Cristoforo Colombo. Anche Cristoforo Colombo, io l'ho trovato assurdo, ho fatto, ma quella è la loro storia, poi la storia del passato. Allora dovremmo, molti hanno cominciato a criticare
anche, che ne so, statue di imperatori romani, hanno messo la statua, cioè la statua di Tiberio, ma dovrebbero abbatterla perché Tiberio ha massacrato tutti i Celti. Ma andando indietro dovremmo abbattere qualunque cosa, certo. Perché voglio dire, soprattutto anche perché poi il 70% della storia è fatto di massacri, battaglie, guerre, certo. E quant'altro. Certo. E noi dobbiamo guardare avanti e dobbiamo correggere gli errori del passato, questo sì, dobbiamo migliorare il nostro mondo avendo presente, a Roma parlavano della statua, qualcuno diceva Garibaldi ha statue e targhe in tutta Italia, ovviamente molti nel sud soprattutto hanno detto certo. No, togliamo il busto di Garibaldi perché era un brigante lui stesso, insomma, per cui a quel punto veramente... E la satira sta diventando sempre più difficile, sta diventando poi la satira molto difficile perché se da un punto di vista è avvantaggiata dalla globalizzazione della stampa, della notizia, perciò se tu fai una vignetta sul web o la pubblichi sul web o la ripubblichi sul web la vedono all'altro capo del mondo, cosa che prima era impossibile. E è vero pure che ti vai a scontrare anche con altre politiche, altre tradizioni, per cui devi anche stare attento. Io per esempio non ho nulla in contrario a fare per esempio vignette sull'Islam o sul Corano eccetera, come nessuno si fa problemi di fare vignette su Gesù Cristo, il Papa o la Bibbia, però soltanto che se finisci per farla sul Corano o su Maometto rischi di scatenare una guerra in tutto il mondo, proteste in Pakistan, Vire di Dio, Pakistan, eccetera. A me è capitato anni fa di, per esempio, di pubblicare una vignetta sul Corriere Internazionale su Khamenei, me la pubblicarono centrale in un paginone, c'erano state delle proteste in Iran con repressioni e quant'altro, e io ho fatto Khamenei al centro, mezzo busto, col turbante che in realtà un nuvolone nero dal cui scaturivano fulmini che fulminavano, che elettrizzavano vari manifestanti, tra cui donne con chador eccetera, un po' didascalica, però era d'effetto, e perciò dato che il Corriere Internazionale iraniana ha protestato, no, il fatto è questo, che il Corriere Internazionale ha anche un'edizione libanese, ecco. Per cui lì si è scatenato, sono stati degli estremisti islamici filo iraniani che hanno protestato moltissimo e hanno chiesto la censura del giornale, che poi è stato distribuito in Libano, ma con la mia vignetta coperta da dei post-it incollati, mi hanno mandato le foto, molto divertente. Ho detto, vabbè, ma com'è possibile questa cosa? Però sono stato difeso fortemente da una giornalista iraniana e da un anchorman anche televisivo, che hanno avuto pure i loro problemi, perché sono stati coraggiosi. Per cui io mi sono reso conto effettivamente che devi stare attento, ma insomma, voglio dire, quello per me è un successo, ovviamente, però vai ad impattare chiaramente con una sensibilità politica diversa sicuramente da quella che abbiamo noi. Il problema di Charlie Hebdo, che non si sarebbero, sì, andavano a provocare chiaramente chi... islamisti con i quali si erano già scontrati ideologicamente, e però non avrebbero mai immaginato che le loro vignette su Maometto potessero portare poi ad una strage. Charlie Hebdo ha anche fatto le vignette sul terremoto dell'Aquila. Quello è stato di cattivo gusto, devo dire. Il paese si è diviso perché è stato di cattivo gusto. Quello non è umorismo, per no, me, è comunque cioè anche su quello, insomma. La satira deve dividere comunque. Sì, però c'è anche un modo di mandare messaggi. Quindi c'è un limite, il famoso per me c'è il limite, c'è del limite. Il limite è solo quello del buon gusto, e anche il buon gusto poi alla fine diventa personale, certo. È molto difficile valutarlo. Ora, io volevo sapere se magari nel pubblico questi spunti hanno portato a qualche riflessione, qualche domanda o qualcosa che... No, va bene. Prego. Sul fatto, ad esempio, del disegnare in maniera solitaria, alla fine sei stato difeso da una giornalista iraniana, quindi è anche un lavoro di squadra quello che si fa. Sì, si lavora in maniera
privata, ma per poi condividere un lavoro insieme agli altri, altrimenti non si fa questo lavoro. Sì, ma guarda, io infatti non dico, cioè è un lavoro solitario nel senso che ognuno si pone quando disegni, quando crei, quando proponi le tue idee, e in quel caso ho avuto la fortuna imprevedibilmente e soprattutto in un paese arabo, però fortunatamente con una forte cultura di radice occidentale, soprattutto a livello di giornalisti, e ho trovato due persone che hanno avuto il coraggio di difendermi, ma due persone che poi hanno avuto i loro problemi. Non sempre succede anche qui in Italia. Quando... Ci vorrebbe però anche la forza di una redazione, di un direttore, di qualcuno che si assume anche la responsabilità di difendere. Lo so, ma tu sei coperto, guarda, quando sei collaboratore di un giornale è molto difficile che poi ti difendano. Cioè voglio dire, se sei redattore all'interno della redazione, io mi ricordo quando facevo le vignette per Il Popolo, ero redattore, e in quel periodo io ho lavorato anche negli interni, agli esteri, nella cultura, ma in quel periodo lavoravo nel servizio grafico e facevo la vignetta tutti i santi giorni, ma spesso sono arrivate le proteste dall'ambasciata sovietica, per dire, perché facevo le vignette contro Gorbaciov e quant'altro, eccetera. Il direttore li ignorava, mi difendeva sempre, eccetera. Ho fatto delle vignette contro Israele, stesse situazioni pure lì di adesso, insomma, voglio, parlo degli anni Ottanta, ma non cambia, io ho delle vignette su Gaza degli anni Ottanta, per cui insomma potrei ricolorarle. E sono arrivate delle proteste, per esempio, dalla comunità ebraica, perché avevo fatto dei caccia che bombardavano il Golan con il simbolo della stella di David sopra. Ha usato la stella di David, eccetera. Il caporedattore venne e mi disse: guarda, hanno protestato, eccetera. Ho detto: vabbè, ma se i loro aerei, faccio vedere le foto, hanno la stella di Davide sopra, la togliessero, insomma, no? Voglio dire, è un simbolo religioso che loro usano, per cui lo uso pure io. E dice, quella volta il caporedattore, che devo dire era un'ottima persona, però era un po' schiacciato perché aveva degli ottimi contatti con la comunità ebraica, mi disse: non è che puoi fare una vignetta correttiva. Ho fatto: beh, non farò mai una vignetta correttiva, assolutamente, perché scherzi. E ne ho fatte altre, eccetera. Ciò non toglie che io, per esempio, per un anno ho pubblicato invece le vignette politiche sul Medio Oriente, poi la maggior parte sul giornale della comunità ebraica italiana, a corredo degli articoli di Fiamma Nierenstein, per cui poi ho finito dopo un anno perché loro erano imbarazzati, perché essendo io cristiano, ero l'unico cristiano nella redazione, insomma non, la cosa era un po' anomala. Per esempio adesso le stesse vignette potresti pubblicarle ancora o ci sarebbero più problemi secondo te? No, potrei pubblicarle ancora adesso, sì, perché poi voglio dire sì, ma ci sono, possono essere proteste, ma vediamo in Italia, io dicevo prima delle vignette religiose per esempio, e noi in Italia si pubblica qualsiasi cosa, al massimo può arrivare una nota o può esserci un editoriale sull'Osservatore Romano che dice: ah, ma è di cattivo gusto, ma noi vediamo vignette sul Papa, su Gesù e sulla religione cristiana tutti i santi giorni. Io ne vedo da su sempre. Israele, no, però eh? Su Israele no, non c'è la stessa no libertà. Ma anche su Israele se ne vedono tante, però è certo, è chiaro che adesso cominciano a esserci più proteste anche da parte sia della comunità ebraica sia da parte dello Stato di Israele, perché si è in una situazione di conflitto talmente forte. Noi lo vediamo, proprio questo problema di Israele si è sentito molto anche negli Stati Uniti, perché il New York Times, per esempio, per una vignetta che è stata definita antisemita, ma era soltanto anti-Netanyahu poi alla fine, ha avuto tanti di quei problemi il New York Times, che ha bloccato completamente, ha tagliato completamente l'uso delle vignette sul proprio giornale, seguito anche da qualche... Autocensurandosi e togliendo anche altri, la collaborazione ad altri autori. Per cui insomma diciamo che c'è. In Italia siamo ancora fortunati da questo punto di vista, non so per quanto. Grazie Maria. Allora, grazie. Non so se Thierry vuol dire qualcosa alla fine o comunque chiudiamo, perché insomma
Beh, abbiamo detto abbastanza. Abbiamo detto abbastanza, non so, volevi aggiungere qualcosa? Volevo fare un quiz su quella della mela, ma l'ho detto tutto io ormai. Va bene. Beh, a questo punto non resta che ricordare il libro edito da SBAM, che è questa SBAM, casa editrice sì, che pubblica fumetti e libri ancora, umoristici. Resiste ancora sì, sul fronte, e sembra proprio un fronte questo, Cronache del mondo prima della risoluzione. Noi speriamo si risolvano dei problemi, magari speriamo. Contribuendo anche attraverso le vignette, come diceva Thierry, a creare quelle premesse di democrazia che sono venute meno, purtroppo. Ma io stesso spero di non arrivare mai a una risoluzione. E non come arrivare questa. Ai reperti satirici sulla fine dell'umanità, perché insomma, ma anche senza arrivare alla fine dell'umanità, cioè restare ai reperti satirici sarebbe molto, molto triste. Già sarebbe qualcosa. Sarebbe un mondo in bianco e nero, per quanto le vignette in bianco e nero siano molto efficaci. E un mondo in bianco e nero non è mai bello. Comunque ringrazio Marco De Angelis, grazie a te. Ringrazio Thierry che comunque grazie a voi. E grazie a tutti voi che siete grazie pervenuti. A voi. Grazie.